in un contesto fondamentale anche per l'economia italiana come la costa adriatica. È un vero piacere poter essere parte di un progetto così grande dal punto di vista operativo, ma anche dal punto di vista soprattutto culturale. È stato un vero onore, perché quello al quale si faceva riferimento prima, cioè della lettera inviata dai bimbi al sindaco, proprio perché erano venuti a conoscenza della nuova tecnologia e di ciò che stavamo facendo in termini di percorso, e l'esigenza di informarsi e conoscersi e conoscere perfettamente come funzionava e dove era stato installato, è il grande risultato al quale dobbiamo mirare per poter appunto essere in quella filiera virtuosa di miglioramento, non solo evitare plastiche, raccogliere plastiche, ma soprattutto aiutarci in una cultura differente nell'approccio del vivere l'ambiente. Quindi credo che questo piccolo riconoscimento sia veramente il grande riconoscimento che cercavamo tutti, e in quel gioco di squadra che è l'unico che funziona e che Ariccione ha portato veramente ad avere la grande casa, ma nel contempo anche il concessionario che poggia cosiddetto piede a terra e quindi concretizza realmente questi eventi e queste opportunità. E dal nostro punto di vista c'è anche l'idea che... In particolar modo, devo dire, come ben sapete, la conformazione della nostra città è proprio, come dire, un perfetto target per questo strumento. Siamo in un bacino, tutto quello che arriva dal lago, dall'alto lago, poi in qualche modo si confluisce e si deposita all'interno del nostro primo bacino. Per cui l'occasione non si poteva perdere. Un po' di invidia per Riccione. Siamo arrivati insieme col Giro d'Italia quest'anno, ma sono arrivati prima col Sibin, per cui cercheremo di anche noi di fare in fretta e di portarci al passo con Riccione e con gli altri che già hanno installato. Un'occasione da non perdere, e devo dire la verità, quello che più apprezzo è la concretezza. Tanti sogni, tante parole, io sono particolarmente un concretone, come dire, per cui se non vedo un qualcosa di reale, di visibile, è anche molto educativo, formativo, per i bambini è fantastico, li porti, arriva al lago, vedono lo strumento, capiscono veramente la bontà del progetto, per cui grazie ancora. Grazie.